Davide, dopo tanto tempo sei pronto a fare l'unboxing? Dai, sono prontissimo, vediamo chissà cosa ci sarà dentro in questa scatola, dai. Io adesso te la tiro e poi dopo tu devi dire di che scarpa si tratta, di che marchio si tratta, quanto pesa e poi ti farò correre un pochino e mi dirai quali sono le caratteristiche. Davide, sei pronto? Vai, vai, sono prontissimo, tira. Vai. La scarpa l'ha mandata Top for Running e poi metto qua sotto i link per gli acquisti. Però ti devi mettere comunque qualcosa perché non puoi vederla. Mettiamo una bandana. Una bandana di Salomon. Salomon. No, così dai, non vedo niente, dai, vediamo. Vai, te l'ho già preaperta. Ok. Allora, abbiamo una scatola, si tratta sicuramente di una scarpa. Vediamo che tipo di scarpa, di che marchio si tratta. Allora, dalla scatola non riesco ancora a capirlo. Il battistrada è quello che ti aiuta a capirla. Ok, vediamo. Battistrada. Ma è col carbonio o senza carbonio? Sento il vuoto qua in mezzo, quindi deduco che ci sia una piastra in carbonio qua. Però non so se sono dei rods tipo Adidas o è piastra in carbonio. Secondo te? Secondo me sono dei rods. Puoi provare a piegarla, comunque. Piegarla non si piega tanto, quindi sicuramente è una scarpa per gare o ripetute. O in carbonio o con i Roz. Di che marchio è? Dalla linguetta qua mi ricorda un Adidas. È un Adidas. Ok. Quanto pesa? 185. No, troppo poco. No, 200, dai, 200. Ha la mescola nobile o non ha la mescola nobile? Qua sembra Like Strike, ma non sono sicuro. Però sì, mi sembra una mescola comunque performante, bella reattiva, perché appena metto dentro il dito rilascia subito. Quindi che scarpa è? Potrebbe essere un Adios, non lo so. Non è un Adios? Una Takumi? È una Takumi. Ok. Vai, la puoi guardare, puoi guardare. Ok, vediamo. Comunque hai indovinato al primo colpo, bravissimo. Takumi Sen 10, cavolo, bella, bella. Adesso facciamo così, un piccolo coffee. Questa scarpa è stata presa con i coffee e poi dopo facciamo le nostre prime impressioni. Magari ci corri un pochino qua in giardino, non mi schiacciare il coniglio. Va bene Massi, proviamo subito. Allora Davide, la corsa in giardino com'è andata? Ho visto che non hai bevuto il coffee, però va bene. Ma la corsa è andata molto bene, come scarpa prima impressione molto, molto buona, però appena messa mi cedeva abbastanza tanto il piede dentro, perché in effetti rispetto al modello precedente la mescola è secondo me un filino più morbida e questa cosa è sicuramente da provare a ritmi sostenuti per vedere se anche questo effetto di cedimento me lo fa a ritmi un po' più elevati, però con prima impressione molto morbida. Molto bella, molto comoda, solita linguetta racing con la solita tomaia molto, molto sottile, molto traspirante. Sono curioso di testarla in allenamento e vedere com'è. Altra cosa positiva che noto adesso, nella zona interna, nella linguetta dietro e nella soletta ci sono un po' di bucherellini, un po' di forellini che fanno traspirare meglio il piede, che nel modello prima c'erano solo nella parte centrale, mentre questi sono un po' estesi sia davanti che dietro. Mentre bevevo il coffee hai notato che effettivamente rispetto al modello 8 che c'hai comunque in mano è migliorata la calzata. È migliorata la calzata, sì, perché la linguetta è abbastanza spessina ma non troppo, i lacci sono rimasti sempre quelli, non mi fanno impazzire sinceramente perché sono un po' duretti, però comunque molto migliorata secondo me rispetto all'altro modello, anche rispetto alla 8, e vediamo un po' come negli allenamenti un po' come andranno. Anche il battistrada comunque rispetto a questa è forse un po' meno grippato, qua c'è meno lineette trasversali, però sempre in continental, secondo me tiene molto bene l'asfalto e
quando devi spingere va bene. Invece a livello di flessibilità della scarpa si piegano abbastanza tutte e due? Sì, più o meno, è sempre abbastanza rigida, comunque una scarpa da gara, da allenamento tirato, il modello primo secondo me si piega un filino di più rispetto a questo che è un po' più rigido, mentre se guardiamo il modello ancora prima, anche questo si piegava leggermente di più, diciamo che forse è un po' più rigidino il nuovo modello, però la suola e l'intersuola è molto più morbida, quindi vediamo un po' come si atteggia. Hanno migliorato il battistrada perché nel modello iniziale, l'8, effettivamente aveva qualche problema. Sì, in effetti c'era qualche problema, lo notiamo anche qua, come si è staccato proprio la parte di grip da dietro e come anche qua internamente si è consumato tanto, mentre nel nuovo modello c'è sempre questo filino di soletta qua dietro, però secondo me è più gommato e potrebbe anche migliorare un po' il grip nella zona di spinta e vediamo come si atteggia poi nei prossimi allenamenti. Va bene, nei prossimi giorni comunque faremo le migliori scarpe di Adidas, questa recensione, e soprattutto scriveteci qua sotto quali altri video vorreste vedere. Davide si impegnerà a fare tutti i video e soprattutto deve fare i video in pista. Ma sì, dai Massi, vediamo adesso come va. Mi raccomando, scrivete qua sotto tutto quello che volete sapere, le varie differenze delle scarpe e tutto. E se volete qualche confronto specifico, io e Massi sicuramente lo facciamo al più presto. Ok, grazie Davide, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao!